Offside Pisa. Hanno trovato il portiere, forse un po' è stato spiazzato, non so neanche io, ma comunque la partita, se ci ha riso il risultato, cioè non abbiamo rubato nulla. E noi quando giochiamo con le corazzate, noi giochiamo sempre abbastanza bene. Io mi ricordo in andata a Perugia facemmo il 2-1, in casa si perse 1-0, ma non dovevamo perdere. E un po' di fortuna, forse anche oggi ci poteva ridere e si poteva andare con un risultato diverso. Però il mister giustamente ha detto che questi ragazzi forse è bene che siano motivati e che praticamente questo 2-1 li tiene in corda per tutta la settimana e senz'altro si andrà a Perugia sapendo di aver ribaltato una situazione, però di giocarsela in tutte le maniere. Abbiamo giocato con molti under e quindi ci fanno sperare bene, anche per il proseguo, perché non è mica detto che noi si finisca domenica prossima. Noi io mi sento sicuro, certo. C'è da giocare una partita difficile, loro saranno agguerriti, però noi non siamo di sotto di loro. Come dicevo, un campionato ci siamo presi 3 punti in maniera reciproca, però in casa noi dovevamo recriminare qualcosa. E il gol di oggi che abbiamo subito senz'altro ci farà giocare in maniera più attenta, come praticamente abbiamo giocato oggi. Io penso di dover fare cose diverse. Noi sappiamo far questo, siamo umili, si sa stare con i piedi per terra e quindi con un po' di coraggio e con un po' di fortuna si può anche fare a Perugia. Le è piaciuto il contesto di oggi? Ora voi siete partiti ricco il risultato, ma io devo ringraziare davvero tutti coloro che oggi sono venuti a darci una mano. E effettivamente anche oggi è stato il dodicesimo uomo in campo. È la prima volta da 4 anni che sono presidente da aver visto una gradinata, tutto, cioè anche la tribuna sud dei nostri avversari mi è piaciuta, quindi io sono stato felicemente colpito e sapevo che a Pisa si può fare questo e anche altro. Comunque grazie perché hanno fatto una coreografia da Champions League, ecco, neanche da Serie A, da Champions League. Singoli. Oggi due parole sul Gatto, mi chiedo. Ma Gatto è un ragazzo che è volitivo, che ha dei mezzi con caratteristiche particolari, è uno dei 22 giocatori che abbiamo. Oggi sono bravi. Ma per me sono stati tutti bravi, naturalmente quando uno si mette e fa lì e fa 2 gol, dopo di ottima fattura come l'ha fatti, c'è da che rallegrarsi. Quindi ho piacere di avere in squadra un ragazzo come lui, pieno di entusiasmo, di voglia, e sono convinto che anche domenica, anche dopo le domeniche successive farà molto bene.